Eccomi, ho il piacere di essere accompagnato da questa splendida donna che oltretutto è una stilista, è un'artista e in modo particolare è l'artista di questi splendidi abiti che voi avete visto sfilare, indossati dalle nostre meravigliose ragazze pochi minuti fa davanti ai vostri occhi. Siamo in compagnia della splendida, il complimento è dovuto, bella come salve gli abiti che hai creato, splendida Maria Mauro. Buonasera Maria. Salve. È una nostro, un nostro nuovo recente acquisto per lo staff del Magma Festival, una nostra nuova amica che ci accompagnerà in tutto questo periodo estivo e nel corso della nostra sesta edizione, giusto Maria? Sì, allora Maria, insieme. Qual è la bellezza di questi abiti, ma più che bellezza, la particolarità? Spetta a te dirla perché tu sei ovviamente la creatrice. Ci sono una parte degli abiti sposa che sono realizzati tutti a mano, ad alta sartoria. Poi ci sono gli abiti del riciclo, perché viviamo in un momento difficile. E abiti anche del riciclo, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di immondizia. Sì, e sì, per sì. Napoli ulteriormente. Noi napoletani abbiamo una fantasia incredibile, perché anche da un cumulo di cartoni esce fuori un qualcosa da cosa vuol dire abito da riciclo? O noi invece di buttare il materiale, per esempio i bicchieri o altro, li recuperiamo e realizziamo questi abiti. Da quanto tempo sei in questo settore, Maria? Da quanto tempo proponi queste tue nuove creazioni? Da circa un anno. No, per quanto riguarda l'abito da riciclo, sì. Mentre è da 30 anni che sto in attività. E alle nostre ragazze, allora, cosa vogliamo dire questa sera? Anche a tutte quante quelle che indosseranno. Devono tanto lavorare, avere tanto sacrificio, senza, come devo dire, senza crearvi illusioni che il successo subito arriva, perché il successo si acquista quotidianamente lavorando e si guadagna e si conquista. Sì, sì, sì. Grazie Maria, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. E allora siamo ormai in conclusione, Maria puoi attendere anche qui accanto a me, dobbiamo ascoltare ancora qualche autorevole voce della nostra tribuna di opinionisti. Eravamo rimasti prima al maestro Danna, che vedo insomma fuggire con lo sguardo. Maestro, venga qui al centro. Buonasera.
Ecco qui una nuova opportunità, un nuovo momento per osservare, per guardare le nostre bellezze, le nostre ragazze con i loro abiti. Maestro, lei che della bellezza insomma femminile può essere un cultore, ma come della bellezza in generale, perché ogni trucco va adattato ad un viso, al proprio viso, esattamente. Innanzitutto si prende la modella, esamina dal viso al corpo, le gambe, quindi sono delle proporzioni per vedere le misure giuste, le misure ideali, riguarda il completo di una modella. Cosa diciamo alle nostre ragazze, alle nostre modelle e alle nostre bellezze? Io vedo che sono tutte bellissime, certo hanno la base adesso, quindi per crescere devono fare, come diceva Maria, dei sacrifici, quindi cercare di collocarsi con persone giuste che curano la loro immagine, che possano mettere dei capelli, del vestito, anche se fanno delle scarpe, bisogna scegliere la scarpa giusta che le slancia la caviglia. Infatti Alba Parietti era una che studiava che scarpa mettere per allungare la caviglia della caviglia. Grazie maestro, cediamo il testimone, un applauso al maestro Danna, cediamo il testimone all'ultimo componente della nostra tribuna, Michele, buonasera, Michele Langella. Michele Guida, ho sbagliato io sì col cognome, produttore televisivo, sì. Questa sera anche qui tante ragazze. C'è Maria Mauro, è sempre una sintesi di fantasia, passione, creatività, quindi... Michele, vogliamo fare un augurio alle nostre ragazze? Ma l'augurio di vivere un'estate all'insegna della moda, delle sfilate. E qualche consiglio per avvicinarsi alla TV? Qualche consiglio di rimanere sempre preparate, al passo con i tempi, con la musica, con la moda, con lo spettacolo, no? Di seguire sempre format televisivi di questo settore e di trarre ispirazione anche da Maria, no? Che le seguirà in tutto il percorso con voi, con Magma, no? Grazie Michele. Prego. Ti ringrazio, ringraziamo di nuovo l'autorevole voce di tutti i nostri componenti della tribuna opinionisti, l'autorevole voce dei nostri giurati per la competizione, la competizione canora. Bene, siamo arrivati davvero in chiusura di serata, i tempi sono stretti e sono serrati. Un applauso lo chiamerei di nuovo sia per i nostri ragazzi, per i nostri concorrenti, i cantanti, sia per le nostre splendide ragazze. Non mi resta che salutarvi e...